Oggi vi presento come si fa questa porta confetti, questa bellissima porta confetti e questa centro tavola 1-18 che è rimasto da porta confetti. Questa confetti è creata con macchina costi CNC, taglia polistirolo, che vedete qui, con aiuto di un computer. Stesso modo anche per le scritte con bianco in giro. In questo modo. Apricosticnc.it CVG 10. Prima parte di questo video facciamo senza font personalizzato e seconda parte con font personalizzato. Scritta 18 senza font personalizzato. Metti in casella test numero 18 e clicca destra. Tira numero 1. E clicca letter space. Adisce il font con font size. Metti numero 1 vicino in modo di lasciare spazio per poter quando ingrandiamo per uscire contorno. Clone. Tira cursore font stroke fino a misura desiderata e tira cursore font stroke secondo per ingrandire numero. Se appare in questo modo, tirate un pochino font size o fate clic sopra font size. Da prime due cursori regolate contorno e grandezza del numero. Una volta finita, salvate cu butone TO-PNG. Se altezza è più grande della larghezza, lo potete girare. Apri costicnc.it Paint e prendi file. Selecta butone rettangolo. Selecta numero 18. E spostala con freccette senza però toccare il bordine. Lasciando un po' di spazio bianco in giro. Tirando barra laterale sotto, prendete questo angolo e tirate fino a rimane solo la scritta 18. Lasciando un pochino di bianco in giro. Perché misura vista in mio programma sarà da quadrato che inquadra 18 e non cifra. Clicca butone Image e clic Rotate e scegli Rotate by Angle 90 gradi. Salva immagine. Apri pagina costicnc.it e carica immagine salvata prima. Clicchiamo Wrap per poter modificare
tutte e due misure. Mettiamo lunghezza 35 cm o misura desiderata e larghezza 30 cm. Salviamo G-code con il nome scatola. Apri G-code sender. E carica file cliccando luat file, open local file, document dove am salvato io, test, scatola. Avendo conectata macchina tramite USB con PC e avendo selectato il port giusto, in mio caso COM3, quando clicchiamo buttone connect, lui diventa rosso e andando in control panel appare questa scritta. In questo momento siamo conectati con la macchina in modo corretto. Verifichiamo parametri andando in settings, verifichiamo se a preamble sono scritte G92X0Y0 F500 G90 e a fade rate è scritta 1000. Una volta verificati i parametri, buttone è rosso e in control panel arriva scritta GBRL11H, andiamo in luat file e cu buttone sento mașină cominciamo tagliata. Utilizzate il prossimo procedimento con Paint solo se dovete rovesciare immagine per approfittare di larghezza di macchina in caso in quale altezza è più alta di lunghezza. Così rovesciando il nome o le numeri usate il massimo della macchina. Mettiamo il polistirolo. Io ce l'ho un polistirolo grana dura 200. Il regolatore di temperatura è a massimo. Quella che non raccomando perché il filo si può diventare rosso e spezzare. Vediamo che in aspetta il filo ha fatto un buco abbastanza grande. Procediamo con tagliata e teniamo sotto osservazione il CNC, specialmente il filo. Vediamo che lui fa un spessore abbastanza grande. Però con il tempo questo spessore si diminuisce e il filo rimane dietro. Deci il filo deve stare dritto, però anche da colpa di polistirolo può essere palline che non li può tagliare e il filo può rimanere dietro. Il filo deve stare dritto, come vedete. Se il filo non sta dritto mentre taglia e non fa un piccolo spessore, dopo come vedete, diminuite temperatura cambiando in settings il F500, deci questa, 500 facendola di meno, 400, 300 o quanto serve. Il mio CNC taglia bene, spessore è un pochino più grande, però la lascio così.
RCNC arriva a un punto di partenza. Per tagliare un pezzo o una fettina di polistirolo, ho improvvisato questo metodo con due molle, una qua e una qua. Ho messo un filo caldo, un pezzo di filo caldo, al quale ho collegato un filo che va a un trasformatore di 24 volt, collegandole così. Per alzare il filo ho messo due imbus, uno a destra e uno a sinistra, una chiave esagonale per avere un piccolo spessore. A una parte il filo l'ho collegato fisso, il filo si può trascinare per regolare temperatura. Temperatura si può regolare anche da trasformatore, in mio caso, che è regolabile. Filo ce l'ha un'altezza di approssimativa 1 cm. Procedo a incollare questo pezzettino fino di 18 che l'ho tagliato prima in questo modo. Normalmente si usa colla vinilica che serve più tempo, però io per rapidità uso una pistola di colla calda per fare puntini con colla calda. Prima do un puntino a contorno. Dopo che l'ho incollato, comincio a dare puntini in giro. Dopo che am finito incollare, però state attenti perché qui mi ha fatto buco, guardate, perché ha messo colla, era troppo calda e scioglie polistirolo. Anche questo è un polistirolo di 200, se avete più scarso fa buchi più grandi, deci con colla calda deve avere un po' di domestichezza, un po' di avete imparato.
Dopo che cominciate a mettere questi pezzi che sono rimasti, ecco questa, così, andiamo con un po' di colla calda. Io uso un piccolo trucchetto, vedete che ho spento il tensione. Adesso è acceso, adesso è chiuso, perché spegnendo il pistola diminuisce la temperatura e non scioglie il polistirolo. Con colla vinilica uscirà più bene, deci con colla vinilica uscirà più bene. E questa è uscito rimasto 18, che hanno tagliato un pezzo che rimane di centro tavola. In questo modo, deci porta confetti e centro tavola. Possiamo procedere, io ce l'ho qua tre buste con caramelle e procedo. Il porta confetti è pronto. Coloriamo 18 con spray acqua. Oggi vi presento come si fa questa porta confetti, questa bellissima porta confetti e questa centro tavola 18 che è rimasto da porta confetti.
Questa confetti è creata con macchina Costi CNC, taglia polistirolo, che vedete qui, con aiuto di un computer.